aumentando la frequenza delle recensioni. Oggi continuiamo con una recensione, diciamo, molto lunga, che abbiamo iniziato qualche tempo fa con gli archi della serie Symphonic della Spitfire. Oggi ci occupiamo dei legni invece. Il prezzo, questa è la pagina, ovviamente come sempre linkerò tutto. Prezzo 589 euro per la famiglia dei legni. Ci sono una serie di video e di audio, insomma, informativi, che poi vi consiglio di andare a vedere. Ci sono una marea di articolazioni, ovviamente noi non potremo ascoltare tutto come sempre, ma cercheremo di andare all'essenziale. Allora, sempre Lost e Contact, che è caricato da Cubase come nelle altre recensioni. Abbiamo gli strumenti principali con le articolazioni principali, come per l'altra library, e poi una cartella Advanced, dove abbiamo le tecniche estese per ogni singolo strumento. Abbiamo le articolazioni individuali, quindi se vogliamo caricare solo, ad esempio, il l'oboe solo, solo il multitongo, solo lo short, possiamo farlo, il nostro template. Volevo fare una parentesi, ma la faccio dopo. Solo una directory per i legati e le altre patches in un'altra directory. Le ulteriori patches in questa directory sono, ad esempio, Economic, Live Resources, Time Machine, Velocity Controlled, delle versioni più condensate di ogni singola patch. Allora, la parentesi che volevo fare è questa. Mi chiedete in molti di tutti questi strumenti che recensisco se utilizzo tutto nei miei lavori, nelle mie composizioni. No, sinceramente no, perché sennò avrei un template di quelli astronomici. Io utilizzo in questo periodo, quindi siamo nel 2017, per tutto quello che riguarda l'orchestra, la Spitfire, tranne per i solisti, che utilizzo solisti degli archi, scusate, specifichiamo che utilizzo altre cose che poi andremo a recensire nei prossimi video. Però l'orchestra, tutta l'orchestra è la Spitfire, con qualche aggiunta della Project Sam, però soprattutto è Spitfire, perché mi trovo molto bene, perché è un suono molto europeo, meno hollywoodiano, forse un po' più intimo, un po' più vicino alla mia sensibilità, al mio pensare, il suono dell'orchestra moderna. Allora, andiamo ad ascoltare le patch principali. Questo è il piccolo flute. Questo è il legato, queste sono note lunghe. Il flutter. Che sono molto più in alto. Il marcato. Tenuto, ovviamente ci sono poi i key switches, l'ho staccato, poi ci sono i trilli minori.
e maggiori. Come nelle altre library, c'è la possibilità di lavorare sulla microfonazione far o close. Posizionamento anche di quello che ascoltiamo, come si vede su close sul canale sinistro, su far che è più il suono della stanza. Posso lavorare sul vibrato, la dinamica, l'expression, che poi è anche la dinamica, scusate, anche portata dal modulation wheel, sull'expression e diciamo vibrato, release e tightness. C'è sempre la sezione advanced dove posso lavorare sulla microfonazione, sul round robin e sull'inserire o meno alcune articolazioni che possono o meno interessarmi, ma ne abbiamo già parlato approfonditamente di questa parte nella recensione dedicata agli archi, che vi invito ovviamente a visitare per avere molte più, insomma, notizie su questa library. Allora, abbiamo il flute solo. Questo è il legato. Lo dico da flautista, è molto più che verisimile. Note lunghe. Flutter. Gli armonici. No, scusa, devo trovare l'ottava giusta. Tenuto. Staccato. Abbiamo poi nel directory i flauti, ma a due.
essendo una library molto approfondita, i tempi di caricamento sono comunque più che eccellenti, eh. Come sentite, il suono è lo stesso, ma sono due flauti che suonano comunque. Questo rallegato, note lunghe. Procedendo, abbiamo il flutter. Armonici. Marcato. Tenuto. Staccato. Poi i soliti trilli. Molto belli. Proseguiamo con la famiglia dei flauti con l'alto. Bellissimo il legato. Scusate le note lunghe. Flutter.
marcato. Staccato. E gli altri trilli, che sono i trilli maggiori. Allora, l'ultimo strumento della famiglia dei flauti è il flauto basso. Tutti i woodwinds, i legni, sono cose molto interessanti sui quali lavorare, perché secondo me definiscono un po' il, a seconda di come si utilizzano, il compositore che conosce l'orchestra da quello che invece pigia i tasti. Quindi sfruttate nelle vostre composizioni i legni, soprattutto quelli rari, per ottenere delle combinazioni che sono magari interessanti. Tenuto qua, ero troppo abituato alle altre strumenti, qua non ci sono i trilli. Poi c'ero staccato. Thank you.
molto bello questo strumento, molto molto. Proseguiamo con l'oboe solo, gli oboi. Ovviamente. Seguiamo con le note lunghe. Flutter. Nel flauto, ma non è che esiste ovviamente anche nell'oboe. Anche qui, per quanto riguarda gli oboi, abbiamo la possibilità, come per i flauti, degli oboi a due, insomma, quindi sono due strumenti che suonano contemporaneamente le stesse note. Okay.
suonato. Andiamo avanti con la famiglia di legato. Staccato. Questo includiamo la famiglia degli oboi. Andiamo al clarinetto. Anche molto veloce.
la dinamica è importante sempre, vabbè, in ogni caso, ma soprattutto nell'utilizzo dei VST per renderli più realistici, rendere più realistici i mockup. Abbiamo i clarinetti a due, mi pare dello stesso discorso che abbiamo accennato prima per i flauti e per gli oboi. Quindi sono due clarinetti che suonano insieme, il suono ovviamente è diverso. Abbiamo il marcato, tenuto. Famiglia dei clarinetti, clarinetto basso, legato. Tenuto.
stato. Dei rumori strani, non sono libreria Spitfire, scusate, ma sto bevendo un succo di frutta perché è caldo, caldissimo. Pur con l'aria condizionata è il 18 agosto. Maggiori. Concludiamo la famiglia dei clarinetti con il clarinetto contrabbasso, cioè una cosa comunissima da trovare in tutte le library orchestrali. Sono note lunghe. Marcato. Staccato. Allora andiamo sui fagotti. Farvi ascoltare almeno quelle le parti principali, insomma, tutte non sarà possibile perché altrimenti la recensione come sempre dura ore. Thank you.
abbiamo note lunghe. Molto particolare, molto ovviamente diverso dagli altri flutter che abbiamo ascoltato. Sono gli armonici. Marcato. Ascoltiamo il bassoon a 2, ci sono differenze, diciamo, tecnico-esecutive in confronto a quello che abbiamo ascoltato adesso, so che il suono è quello di due fagotti.
fine per i maggiori seconde. L'ultimo strumento della directory principale di questa library è il contrabassoon. Lunghe. Marcato. Tenuto. Allora, per quanto riguarda le extended technique, vi faccio vedere solo quella magari del flauto per farvi capire quanto è differente dalla library principale. Molto più vasta, insomma. Allora, ci sono note lunghe, long flutter, long harmonics, long hollow, che è questo qua, questo suono qua. Allora, direi c'è multitongue. C'è in quell'altro, il tenuto, lo staccato, idem, marcato sforzando, poi i trilli sono anche quell'altra. Ad esempio nel clarinetto solo c'è il multitongue. Il bassoon full technique. Allora, anche qua sì, c'è il multitongue di diverso, insomma. Mentre nelle altre directory, giusto per dare una occhiata veloce, divido articulation, legato technique. Faccio vedere com'è la legato technique di uno strumento. Contiene solo la patch del legato, insomma, non ci sono grosse difficoltà. Per farvi capire invece la economic di uno strumento com'è, c'è più o meno tutto, però è in quantità di risorse, scusate, è minore. Light resources, che è un'altra versione ancora. Questa qua c'è proprio il minimo indispensabile con la minor quantità di risorse possibile, insomma. Mentre velocity controlled otteniamo questo.
A seconda della velocità con quale della, scusate, nella velocità con quale suoniamo, ci cambia l'articolazione. E questa possiamo andare anche a impostarla, insomma. È un modo di utilizzare il key switches, scusate, il cambio di patch, non con le key switches, ma con la velocity che altre library utilizzano normalmente. A conclusione di questa recensione, la seconda delle tre che faremo per questa Symphonic della Spitfire. La prima è stata dedicata agli archi, questa è i legni, e la prossima ovviamente saranno i brass, insomma. Vi linko la pagina così potete andare a ascoltare più esempi, avere più informazioni su come è stata registrata e vedere anche dei tutorial che sono molto interessanti. Ciao a tutti e alla prossima recensione di composizionedigitale.net. Ciao!